Questa zona del Brasile, Caxias, è tutta italiana. Il 90% della popolazione parla il portoghese e il italiano, un vecchio dialetto veneto bloccato all'epoca coloniale, alla fine del XIX secolo. Da queste parti esempi di italianità ne abbiamo a migliaia, ma ci ha colpito il Museo della Vendemmia dal Pizzò, fondato da Antonio dal Pizzò, uno dei grandi nomi veneti dei dintorni di Bento Gonçalves, la città del vino brasiliano. Antonio ha raccolto le attrezzature del nonno veneto per la viticoltura di un secolo fa. Pieno successo della visita ufficiale del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli in America Latina. È il primo risultato del piano d'azione congiunto firmato dal sottosegretario agli esteri Scotti nel marzo scorso a Santiago. In Cile, Matteoli è stato accompagnato da alcune grandi imprese italiane guidate dal vicepresidente di Confindustria Trevisani ed ha incontrato le massime cariche dello Stato, fra cui vari ministri. In preparazione della cosiddetta missione di sistema, che guiderà il ministro dello sviluppo economico Scajola a novembre in Sud America, Matteoli ha firmato anche importanti accordi a Montevideo con tre ministri, fra cui il suo omologo Victor Rossi, cittadino italiano. La rinnovazione di un sforzo di intercambio. Questo è il rinnovo di uno sforzo di cooperazione che ha avuto ottimi risultati nel passato e speriamo possa incrementarsi nel futuro. Ci sono delle aree di sviluppo dove l'Italia è leader a livello mondiale e ci interessano molto, come il settore aeroportuale o il settore ferroviario. Il ministro Matteoli conclude a Caracas la visita ufficiale in Sud America ed ha già tracciato i primi bilanci. La mia visita deve inquadrarsi in questo, nella volontà del governo italiano di consolidare i rapporti in questa parte del mondo. Anche perché sia il Cile sia l'Uruguay rappresentano due paesi molto affidabili, con governi, con democrazie consolidate, che possono sicuramente garantire anche agli investitori stranieri la possibilità di non correre rischi. Quindi, e poi c'è, devo dire, nei confronti dell'Italia molto apprezzamento e quindi mi sono trovato bene negli incontri con i ministri che ho avuto in questi due paesi. In Uruguay abbiamo fatto questo accordo col ministro Rossi, col ministro delle opere pubbliche e dei trasporti, e lo abbiamo considerato non come un punto d'arrivo ma come un punto di partenza. Questa fu una grande conquista che la gente conseguì con tutto questo. La SCA è stata inaugurata il 25 marzo del 1967, ma la storia dell'azienda, che è diventata un riferimento nel settore della fabbricazione dei mobili in Brasile, inizia molto prima. Nasce nel 1930 in un'umile casetta di pietre nella zona rurale della città di Garibaldi, Augusto Manfroi. La traiettoria del fondatore di questa grande ditta è piena di sacrifici e privazioni. La famiglia Manfroi è marcata a fuoco dall'impronta della mamma, Donna Marietta, che cercava nella terra un sostegno per tutti, in contrasto con il dirompente progresso che cominciava a fare del Brasile una delle grandi economie della terra. Augusto da giovanissimo lavorava e studiava ed è stato mandato ad un seminario a 12 anni. Torna 4 anni dopo e trova lavoro in un'azienda vitivinicola che produceva champagne. Qui trova anche la sua compagna di tutta la vita, Zemira. Più tardi, volendo scoprire nuovi orizzonti, il giovane Augusto comincia a lavorare con il fratello Giovan Battista come tagliapietre o muratore per continuare alcune opere iniziate dal bisnonno italiano costruendo chiese e palazzi. Dopo 20 pochi anni di lavoro di murador, di pedrero, lavorare per la costruzione di case e chiese, lì si è fatto diverse chiese, insieme con mio fratello, lavorai in muratore e tal, e abbiamo iniziato a lavorare un artefatto di cemento. E via avanti, lavorando, sempre con tanto, non tanto macchinari, perché nel tempo là non esistia macchine come che ancora, né? E allora, tanto lavorare, e questa era, la gente si progrediva, si via avanti. Dopo un certo tempo, dopo 12 anni, lavorando con mio fratello, abbiamo dividito, allora la famiglia grande e con la mia también grande, allora siamo cominciati a dividere
questa fabbrica che si comincia a lavorare. Interscambio commerciale, con particolare attenzione al settore energetico, stato dei rapporti con i governi di centro-sinistra del continente, aspettative delle comunità italiane. È stata molto intensa l'agenda del segretario dei DS Piero Fassino durante la sua visita in America Latina. Perché tanto interessamento verso questo continente? Io ho trovato la conferma a quella che è l'ispirazione che muove l'attuale nuovo governo italiano nel guardare all'America Latina, e cioè l'America Latina è un continente che in questi anni ha conosciuto una gigantesca evoluzione, consolidamento della democrazia, un'America Latina nella quale si discute sempre di più di integrazione regionale, Mercosur e non solo. Tutto questo fa dell'America Latina un partner di straordinaria importanza per l'Unione Europea. I connazionali in America Latina continuano a lamentarsi per le poche risorse messe a disposizione dei consolati. Quali sono su questo fronte le iniziative del governo italiano? Noi guardiamo le comunità italiane nel mondo come una ricchezza straordinaria del paese, e chi è saggio usa bene le ricchezze che ha, e quindi un impegno alla promozione della cultura italiana, della lingua italiana, dell'informazione italiana, un impegno a intensificare le relazioni tra l'Italia e le nostre comunità, l'impegno che si ritrova nella legge finanziaria che il Parlamento italiano sta discutendo, a mantenere per le comunità italiane le risorse finanziarie di cui hanno disposto fino ad oggi, e per alcuni capitoli, come per esempio la promozione della lingua e della cultura italiana, anche a incrementare queste risorse. A sottolineare il crescente interessamento del governo italiano verso il continente latinoamericano, il vice ministro degli esteri con delega per l'America Latina, Donato Di Santo, ha partecipato in veste di osservatore al recente vertice iberoamericano di Montevideo, nel quale si sono confrontati i capi di Stato e di governo di Spagna, Portogallo e di tutto il Sud America. Di Santo ha voluto anche incontrare la comunità italiana residente in Uruguay. Per la prima volta, dopo 16 anni di vertici iberoamericani, per la prima volta l'Italia è stata invitata a questo 16° vertice, in questo caso qui a Montevideo, in Uruguay. Siamo molto contenti, pensiamo che sia un'opportunità per noi per conoscere meglio la dinamica di questo dialogo tra paesi iberici, della penisola iberica, Spagna e Portogallo, e molti dei paesi latinoamericani, e anche per poter, come dire, contribuire come Italia allo sviluppo di un rapporto sempre più stretto, sempre più fecondo, non solo con i paesi iberici, che è fondamentale, ma con tutta l'America Latina e con tutta l'Europa. Hay recursos, hay recursos.